Hola a tutti ragazzi, sono il vostro Luke e oggi siamo qui in questo nuovissimo video dopo un anno. Sì ragazzi, questa è una battuta che fanno tutti, non potevo non farla. Raga, a parte gli scherzi, una settimana fa ho caricato l'ultimo video su The Legend e oggi sono qui a caricare il video del cambiamento del canale. Perché dico questo? Perché oggi andremo a fare un riepilogo del 2016 molto veloce, raga, non starò qui a dire tutto. E poi andrò a spiegare cosa farò nel 2017. Prima di iniziare, raga, volevo farvi prima cosa gli auguri di un buon anno, sperando che sia un anno migliore per tutti, soprattutto per chi mi vuole male, così la smette di volermi male. Cominciamo subito dicendo delle cose. Come avete visto, ragazzi, ho preso un po' in riattività, se così si può dire, la pagina Facebook. Di conseguenza, me la lascio in descrizione, andate a lasciare like. Ho cambiato un po' il banner, il logo, eccetera. Ed ora in poi, ragazzi, ogni video che caricherò metterò gli aggiornamenti lì, ogni cosa che farò lo dirò lì. E quindi, raga, mi raccomando, andate a lasciare like. Oltretutto, siamo arrivati anche quasi ai 60 like, nonostante non la sponsorizzo in ogni video. Comunque, detto questo, vi invito a passare anche su Instagram, in cui magari pubblico le foto quando faccio qualcosa di particolare, mangio oppure sto facendo roba al PC. E quindi, per chi volesse interessato, in descrizione anche il link di Instagram. Poi, ragazzi, sto facendo un progettino su Telegram, ossia sto sia creando un canale che ancora non vi comunico perché lo devo organizzare, e sia un bot. Siccome ho visto che molti YouTuber usano questi bot per inviare i feed, ho deciso di utilizzarlo anch'io. Così magari quando YouTube non fa partire i feed, partono quelli di Telegram in cui dicono vatti a vedere il video! E va bene così. Comunque, raga, prima di elencare gli altri aggiornamenti del nuovo anno, direi di iniziare dicendo delle cose, soprattutto facendo il riepilogo del 2016. Un'altra parentesi, questo video lo vedete di domenica, appunto perché da lunedì si ritornerà alla normalità e quindi si ripartirà tutto come era prima. E inoltre, raga, non so come sentite l'audio, purtroppo sto avendo dei problemi perché si sente molto l'eco nella stanza. E sto aspettando appunto di procurarmi i pannelli fono assorbenti in modo che non si senta eco. Quindi incrociamo le dita che è un altro investimento che dovrò fare. Detto questo, raga, cominciamo con il riepilogo del 2016. Il 2016, ragazzi, è iniziato molto bene perché il 2015 è stato un anno in cui appunto sbarcai su YouTube con questo nuovo canale e quindi era un anno un po' particolare. E andò molto male perché la qualità faceva pena e tutto faceva pena. Nel 2016, grazie al fatto che cominciai appunto a fare una serie sul Mine Combat, ossia per chi se lo ricorda, Clash of Clans su Minecraft, il server che fece Luke 4316 insieme a VinciPixel, portai una serie appunto lì e in questo modo riuscii ad ottenere un grande numero di iscritti. Poi col passare del tempo Luke 4316 giocò una custom map che creai per lui, chiamata I Bottoni, forse vi lascio il link in descrizione, ma non credo di ricordarmi, in cui appunto in quel modo mi feci molta, molta utenza, perché se non ricordo male, alla fine della custom map scrissi: "Ciao Luke, anche io come te coltivo questa passione per YouTube", e poi ho detto il mio canale. Spero di non sbagliarmi in tal caso, vabbè, succede. E appunto lì mi sono, diciamo, tra virgolette, spammato e ho ricevuto ben 400-500 iscritti in un giorno, arrivando appunto alla quota di 600-650 iscritti. Poi, col passare del tempo, quando ho visto che il Mine Combat stava decadendo e non andava più, attraversai un momento di piccola, per fortuna, piccola crisi. E mi ributtai, osservando i video, nel server The Legendcraft. Siccome andava bene sul canale, decisi di riportarlo. Ho fatto nuovamente un boom. Ci sono video di 400 views, con 60 like, 500 views, 1000 views. Ci sono video molto importanti che hanno fatto anche lì la storia del mio canale. E grazie a quello sono cresciuto ulteriormente, arrivando alla soglia dei 1000 iscritti. Poi ho cominciato a fare delle live per i 1000 iscritti. Ed ecco qui, arrivati oggi a 1100 iscritti. Purtroppo, ragazzi, per gli iscritti di vecchia data, diciamo così, sanno cosa è successo per me nel periodo di settembre, ottobre, novembre e dicembre, praticamente gli ultimi mesi, perché c'è stato un grande calo del canale. Siccome a settembre è iniziata la scuola, ho deciso di stopparmi un po' per 2 settimane, ho portato tutta la crisi sul canale. Infatti, una volta ritornato a fare video, nessuno più mi seguiva, nessuno più lasciava like e commentava, e quindi è successo una catastrofe. Mi chiedo scusa, ragazzi, ogni tanto perdo la voce, però sto poco bene questi giorni, raffreddore, mal di testa, tosse, quindi l'influenza mi ammazza. Detto questo, raga, voglio avere un anno più prolifico quest'anno, non a livello economico, ma bensì a livello di soddisfazioni. Perché appunto, ragazzi, spero che quest'anno riusciamo ad ottenere dei traguardi importanti insieme. Vi dico subito, ragazzi, che non riuscirò più a fare live a causa della connessione,
Una volta più riuscivo, mi ricordo eravamo 30 spettatori, 20-25 spettatori, nonostante la connessione faceva schifo, non si bloccava il live, non crashava e quindi ci divertivamo ugualmente. Ma purtroppo YouTube, anche YouTube è cambiato, non solo la mia connessione, quindi si blocca, crasha, eccetera, eccetera. Quindi, raga, vi ho detto che non ci saranno più live, vi ho detto che ho migliorato i social network, che se ritornerà attivi, vi invito ancora andarmi a seguire su Instagram e lasciare like su Facebook. Credo di riportare alcune serie. Questa è una cosa che volevo trattare, anche se in breve lo devo dire. Vorrei riproporre la serie Minecraft ad obiettivi. Adesso non so se con la Cheaters Mod o no, comunque vorrei riproporla. Poi, perché credo che sia la serie più originale vista su YouTube riguardante Minecraft. Attenzione, rispetto al mio canale con i miei numeri di iscritti, non sto facendo gli esempi con gli altri. Quindi, siccome ne vado molto fiero di questa serie che ho portato all'incirca per la prima volta 5-6 mesi fa, ne vado fiero e la vorrei riportare, riproponendola a voi. Vi ricordo che si svolge appunto con gli obiettivi proposti da voi. Poi, altra cosa, la serie su The Legend credo proprio che continuerà. La serie sul Faction non lo so, penso ne parlerò in un prossimo video. E come ultima cosa, credo che a breve ci sarà un Fact Time in cui mi potrete fare tutte le domande, tutti gli obiettivi che mi propongo, oppure tutto quello che volete praticamente me lo fate in quel fact time. Detto questo, ragazzi, spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Spero di non aver dimenticato nessuna cosa da dire. Mi raccomando, lasciate like, commentate, condividete il video, ma soprattutto iscrivetevi al canale. Ci becchiamo alla prossima e ciao a tutti, ragazzi!